Sono le 10.30 del giorno 10 settembre 2023, siamo arrivati all'isola di Ponza. Perché è famosa Ponza, la ricorda? È una isola molto grande Ponza, sì sì, non è come Ischia ma è una bella isola. E vedete che è una roccia calcarea, quindi qua abbiamo la costa, è molto questa parte almeno della costa. Casca a picco sul mare, vedete, è un po' come stare sul Gargano oppure giù. Una signora che mi sta salutando. Signora, ma io sono sposato, eh? Io sono sposato, signora. Lo so, lei capisco io, ma purtroppo sono sposato, che devo fare? Se ero arabo io potevo avere 4 mogli. Poi con che le campavo? Siamo arrivati a Ponza. Ponza con la Z o con la S? Ponza con la Z o con la S? Zeta. Ponza, no Ponza. Ponza. Ma Ponzacchio, Ponzetti. Vabbè, insomma, non mi vengono altri nomi con la Z. Vedi, tutte case colorate, bello. Molto bello. Chiudo. Come si chiama questa? Palmarola. L'isola di Palmarola. Poi a sinistra di Palmarola ci sono due grandi faraglioni di mezzogiorno, che uno è talmente grande che si può passare all'interno, c'è proprio la grotta di mezzogiorno. E Palmarola, secondo la buonanima di Folco 15, l'ha classificata l'isola più bella al mondo. Questa. E lui ha girato 2.000-3.000 isoletti e non ha niente meno dalle isole di Bora Bora, delle isole polinesiane. Infatti Palmarola è stata proprio classificata il sesto continente, Polinesia, ed è solo 1,5 km². Ponza non è che da meno, perché per fare tutto il giro ci vogliono almeno 3 ore e sono 45 km di costa, caletta per caletta, ed è tutta colorata. Ci stanno le palle. Stiamo girando al contrario, quindi adesso posso fare un po' di ripresine di queste rocce che hai detto che si chiamano già... Come si chiama questa roccia, signora Giuliani? Qui alla Torre di Davide. Allora, dato che siamo adesso più distanti dalla costa, vedete, si vede bene? Guarda qua, sono belle queste riprese. La roccia rossiccia a sinistra a noi, tra la vecchia ponte e la nuova ponte. E come vi dicevo prima, la vedete la vecchia mulattiera zigozzago nella roccia? Quella zigozzago è verso destra sotto lo strapiombo, molto pericolosa. Io sono stato solo alla strada nuova e fa paura, figurate quella là sul alto. E si passava proprio a destra sotto la roccia, proprio a picco. Quella era la vecchia mulattiera per i guardiani e per la maestra. Qui praticamente c'era una maestra che insegnava a 4 alunni che erano i figli del guardiano del faro. Come la canzone, il guardiano del faro. La ricordate la musica del guardiano del faro? Come mai, poi vi lascio 10 minuti. Forte questo, comunque sono bravi tutti quanti. Questa è stata ben abbandonata 2 volte. Allora il re Ferdinando, per colonizzare l'isola, mandò dei ceppi delle famiglie. Ferdinando di Borbone, detto re Nasone, o no? Torre del Greco e da Ischia. E man mano che questi ceppi di famiglie si sono insediate, tutte le zone hanno preso i nomi. I Conti, i Feola, gli Aprea, i Mazzella, i Scotti sono tutti cognomi campani. Perché Ponza, fino al 35, faceva parte provincia di Caserta. Ah, Caserta era. Poi, solo con la bonifica della pianura pontina, che è nata prima Vittoria
e poi Latina, e nel Lazio non c'era nessuna isoletta, e Monza, Palmarola, Zannone, Ventotene e Santo Stefano ci hanno passato il Regione Lazio, e adesso facciamo parte provincia di Latina. E a noi comunque ci è rimasto questo dialetto napoletano un po' arcaico, perché se mi capite un po' di paralleli est-ovest, se andiamo qua leggermente a destra, dritto a est, andiamo dritti a Pozzuoli, regione Campania. Sembra che siamo a nord, ma siamo ancora abbastanza a sud. Che la cartina geografica è in gatto, est-ovest, dritto in Campania. Qui sono tutte rocce vulcaniche, vedete? Effusive. Rocce vulcaniche effusive e la sabbia, infatti dove sta la sabbia è nera. Certo, se fosse tutta così l'isola non ci nasce manco un filo d'erba. Guardate che acqua comunque, ragazzi. Guardate quando è blu. È pulita poi qua, si vede fino a 4 metri di profondità. Dice, la guida dice un paradiso per i geologi qua, perché tutte queste rocce effusive, guardate come sono particolari, guardate, è un misto di ma non lo so, calcare, argilla, boh, non lo so che materiale è. Ci avranno un materiale con cui sono fatte. Guardate come sono, troppo là. Chiedimi scusa. Nome di bagno. Ma quello è calcare, quello bianco. Non è. Invece quell'altro non è calcare. Quello è peperino, come si chiama quella roccia? Peperino. Una roccia effusiva. Eh sì, perché ci sono tutti i pezzi di feldespati, mica, pure qua un po' di quarzo, non lo so. Io perciò dice, questo è il paradiso dei geologi, questa isola di Ponza, perché qui ci stanno tutti i tipi di rocce che Dio ha fatto. Mettiti qua, guardate la faccia quella lì. Vuoi fare un po' di foto? Certo, no, no, ho paura io quando fa così. Gli casca sotto il telefono, io tremo. Non è la prima volta. Addio YouTube. Ma sta scherzando? No, a me non mi può cascare, io ce l'ho agganciato. Attaccatici nuovi, ma tu che avete il nome, devo comprare un altro moderno che tu da sotto lo gira, fa tutto da solo, passa e piazza. Ma il cinese con 20 euro lo trovo, se no ho visto Amazon. Ma quando non va giù perché è involente.
Signora, non mi rompe le scatole Fabio, ma ve le rompo io. Approfitto del microfono per fare due cose. La prima è chiedermi un applauso. La prima è chiedermi un applauso perché è 40 e passa volte che vengo in zona rossa. Non ho mai incontrato una persona così attenta ai particolari e che ha fatto vedere bene, bene, bene questo tratto di straordinario mare. Questo arricchisce i barcaglioli di Monza perché significa che questo lavoro con passione e con amore, ma mi dà anche l'idea di come sono i piantani di Monza, accoglienti. Quindi un'isola veramente, veramente straordinaria. Anche se detto che all'Aquila c'è tutto, una volta non ce ne fa. Ma lui sta bene qua perché deve venire all'Aquila a farsi questa partita. Dove deve fare all'Aquila? Trovare che viene a fare all'Aquila? Sta al sole, al caldo, ci vuole venire all'Aquila, si diverte con i turisti. Sei innamorata questa. Detto questo, che vi ha fallato? Ricordo, così approfitto del microfono perché balla con i lupi a noi. Adesso quando scendete avremo qualche attimo di tempo libero per superare due ricordi di Monza e poi siete a pranzo al ristorante La Pergola, ok? A Luna. Nel pomeriggio, se volete, potete fare il giro via terra con i bambini pagando sul posto, e oppure potete andare alla spiaggia del Pontone con l'organizzazione di Battaglieri, la cooperativa Battaglieri Pontesi. Ci sono tre quartelli davanti al ristorante e basta che dite gruppo Elisir, vi portano, ogni quarto d'ora potete ritornare indietro, e vi ricordo alle 17.30 puntuali l'imbarco alla pontina di navigazione per andare a San Vinici Circeo. Vi ricordo anche di utilizzare i bagni a bordo della barca questa sera quando saremo durante la navigazione, perché una volta che scendiamo saliremo a bordo del Pullman e avremo un'ora e un quarto minimo di strada per arrivare alla prima area di servizio dove faremo la costa circa, d'accordo? Bene? Quindi ancora grazie al nostro amico Fabio per quanto ci ha permesso di conoscere. Grazie. Dicevano che qua c'è la villa di Bruno Vespa, ma non è questa. È il cimitero. È il cimitero questa, figurati. Ci piace. Vabbè. Cimitero costruito dai Borboni, pensate. Guardate che tipi di rocce diverse, una cosa impressionante. Effettivamente. Chi è che ha detto quel grande scienziato che viene buttato qua a studiare queste cose, queste rocce? Ha detto prima, siamo già scontato, vabbè. Comunque quest'isola di Ponza è una potenza proprio, è una ponzona. Vedete le grotte che stanno qua, queste sono artificiali, qualcuna le hanno scavate per rimettere come rimessaggio delle barche. Non ho capito una cosa, come rimettevano le barche qui così e poi come ci tornavano a terra, non ho capito. Con una piccola andavano a terra, un'altra la lasciavano lì che sennò si rovinavano. Quelle di legno. Lì sotto belle coperte non si rovinava il legno. E loro tornavano col motoscafo. Perché queste non sono naturali queste grotte. Ma l'hanno scavate. Perché l'hanno scavate? Con modo picco. Nei punti più alti, come tutte le parti, come a noi, come comunque siamo stati, a Gaeta, sempre in alto le antenne. Della Telecom, della TIM, della Vodafone, tutto là sopra sta. Ecco, da qua si vede bene la città, vedete? Thank you.
chiama noi. In lontananza quella è la spiaggia di Frontone, se qualcuno poi ci vuole venire, vedete dalla spiaggia al posto 7 minuti. E lì si vede pure la navetta che approda proprio a terra. Ed invece, avanti a noi, questo è lo scoglio della Ravia. Sia lo scoglio che l'abitazione è privato. L'ha comprato un artista tedesco nel dopoguerra. Adesso lui non c'è più, c'è la figlia, anche lei è un artista, e a volte fa anche esposizioni di quadri sull'isola. E quest'anno sono stati poco, fine luglio, adesso fine agosto, perché vedo tutto chiuso. In più c'è il fanalino verde per l'entrata del porto, verde a destra e rosso a sinistra alle nostre porte. Questa casa che sta qui, su questo paraglione praticamente. Poi ovviamente ci spiega via mare, incredibile, guardate. C'è la scalinata pedonale, c'è il posto per il bambino. E poi guardate bene il profilo di questo scoglio, preparate i telefonini. Il profilo di questo scoglio in alto a destra c'è la forma di una faccia. È un mostro, si vede un leone, si vede una spingia. Adesso che arriva nell'azzurro del cielo, il profilo in alto a destra, si vede l'occhio, poi si vede l'orecchio, sì, e tra poco esce anche il nasino a punta con un ciuffetto d'erba sopra. Questo lo chiamano il mostro della Ravia. Deve arrivare più nell'azzurro del cielo che si vede meglio. Lo vedete adesso? Sì. Questo è il mostro della Ravia. Se vuole anche un po' di sottosegno. E voi come ci dice che voi la rilevate? No, come sarebbe a tornare? No, perché io vedevo. Quindi qua come vivono? Col turismo? E poi dall'altro lato non c'è solo. Perché? Mangi una caramellina che tira su. Non te la do. Sempre il 10 di settembre 2023, ristorante La Pergola a Ponza, vicino al porto, che se uno ci viene da solo costa 100 euro a persona, però siamo in comitiva noi e quindi non lo so quanto costerà. Ci ha portato un bel piatto di mezze maniche ai frutti di mare, allo scoglio, e più qui vicino alla signora ha portato per il bis qualcuno che vuole un po' di più. Dal sapore mi sembrano buone, il colore è lo stesso, diciamo votazione da 0 a 10, 9, 10, vabbè 10 su 10, dai. Mi correggo, questi mi sono informato si chiamano mezze maniche alla ricciola, vabbè insomma comunque è un pesce la ricciola, è buono questo pesce. A me sembra tonno, per ora. Ma non è che questo è tonno in scatola? Star, no, come si chiama il tonno? È il nostro uomo questo è tonno nostro uomo secondo me. Vabbè, ok. No, che questa si chiama orata, e, però non so, è olio, patate, capito un po'? Non c'è nient'altro qui. Orata al forno, eh. È buona? La signora qui mi dice che è buona, quindi... lo stesso, da 1 a 10 per finire dulcis in fondo il salame di cioccolato che non è quello di Lucio Battisti famoso, ma quello era il cobra, quello era, non è un serpente, chi era? La rettore, ti ricordi quel periodo, il salame, il cobra, era un periodaccio proprio. Vabbè, chiudo. Ciao.